Skype ha sicuramente rivoluzionato il mondo della telefonia con tariffe vantaggiosissime e chiamate per lo più gratuite tra i diversi utenti di Skype. Ora, dopo aver conquistato i computer di mezzo mondo, prova anche sulla telefonia mobile. Windows Mobile è stata la prima tappa, dopo è arrivato Symbian con X-Series e iScoot e ora lo fa con un telefono disegnato apposta per gli utenti Skype. Io sono Emilio Vignapiano e queste sono le video preview di cellularemagazine.it. Vediamo il terminale, come potete vedere è un piccolo e sottile candy bar. Questo modello è disponibile in tre diverse colorazioni: questo bianco con innesto blu, bianco con innesto rosa sarà disponibile e nero con innesto argentato. È un tribanda con connettività UMTS, infatti il telefono, come potete vedere dal logo 3, in Italia è commercializzato in collaborazione con H3G e anche nel resto del mondo sarà commercializzato con 3 per degli accordi che hanno fatto per portare la tecnologia di Skype facilmente agli utenti. Ma vediamo subito il servizio Skype. Come potete vedere, questi sono i miei contatti che sono ora online. Si può vedere lo stato dei contatti, Regina non è al computer, mentre Davco e gli altri sì. Proviamo a fare una chiamata, semplicissimo come fare una chiamata normale. Attiviamo l'altoparlante. Ecco, la chiamata è partita. Pronto, ciao Da, mi senti? Niente, provavo un nuovo telefono, ti chiamo poi in serata, grazie. Ciao. Come potete vedere il suono è pulito, il ritardo è minimo, quasi nullo, e dall'altro lato non c'è stato nessun tipo di disturbo dichiarato. È possibile non solo fare chiamate voce, ma anche fare una chat. Vedete? Stavo chattando con lui. How you doing? Il tutto avviene attraverso l'applicazione sviluppata da iScoot apposta per Skype E3. Tra le caratteristiche tecniche di questo telefono troviamo uno schermo da 2 pollici con risoluzione 176x220 pixel. A bordo sono presenti 16 MB di memoria, espandibile attraverso schede micro SD alloggiate nella parte sotto la batteria. La batteria è da ben 1150 mAh che dovrebbero garantire, a detta del produttore, 270 67 ore di stand-by, 4 ore 17 di conversazione normale e 3 ore di conversazione video. Nella parte posteriore trova posto, oltre al logo di 3 e di Skype, anche una fotocamera da 2 megapixel con specchio per l'autoscatto, per immagini con la dimensione massima di 1600x1200 pixel. Sul lato sinistro il bilanciere del volume. Dall'altro lato il task per vedere le applicazioni aperte, in questo momento abbiamo aperto solo Skype e naturalmente il desktop, e il tasto per la fotocamera. Nella parte inferiore, oltre al microfono alloggiato in questa posizione, possiamo trovare la mini USB per ricaricare e sincronizzare il telefono con il computer. Nella parte superiore del telefono potete vedere il logo di Skype, che serve a dirmi lo stato. Io infatti ho diverse chiamate perse perché gli amici non mi vedevano da molto online e quindi volevano sapere che fine avessi fatto. Il telefono, naturalmente, venendo con 3 è un UMTS, come abbiamo detto anche prima, tribanda con connettività GPRS e UMTS. Il Bluetooth è 1.1, però
È presente il supporto stereo, la 2DP, che ci permetterà di ascoltare i nostri file MP3 anche con cuffie senza fili in modalità stereo. Il menu di questo telefono è molto intuitivo e molto semplice, dalla grafica essenziale, come potete vedere. Essendo un telefono con supporto Java, potrete installare anche altre applicazioni, oltre a quelle presenti sul telefonino. Il browser è il NetFront in versione 3, quindi l'ultimo, e il tutto dovrebbe arrivare in Italia il 29 ottobre a un prezzo di 99 euro con la ricaricabile in acquisto. Tutte le telefonate fatte sino al 31 gennaio attraverso Skype e le chat saranno gratuite, dopodiché sarà sufficiente fare una ricarica da almeno 5 euro, cioè il taglio minimo, per poter continuare a parlare gratis ogni mese. Con questo colpo Skype e 3 si augurano di entrare prepotentemente nel mondo della telefonia VoIP e aiutare gli utenti a poter avere le migliori tariffe sul mercato. Abbiamo anche la confezione, come potete vedere sullo stile sempre Skype, molto semplice, molto bianco. Qui era posizionato il telefono. CD di installazione dell'applicazione per computer, carica batterie da viaggio con presa mini USB, cuffia auricolare stereo, cavetto mini USB per la sincronizzazione. Le dimensioni sono estremamente contenute, infatti si parla di 100x44x13,6 mm con un peso inferiore ai 100 grammi. Nella confezione, e noi l'abbiamo già messa dentro, è inclusa anche una micro USB da mezzo giga. Il telefono supporta schede fino a 1 giga massimo di memoria. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con lo Skype Phone.